riuscito, ha dovuto abbandonare per un attimo. Vediamo se questo influenzerà sull'andamento della partita, perché Facchinetti è l'uomo di esperienza, l'uomo d'ordine di questa compagine giovane del Cusudine. In questo momento avete visto Schiff che con una classica sua azione riesce a intercettare l'avversario. Vediamo se trova un compagno libero, niente da fare, il tiro basso. C'era la possibilità di servire forse Piccina, anzi Bonetto sulla destra, ma era marcato. E l'Udine non si fa facilmente sorprendere dai San Giorgini, abbiamo visto che comunque riescono a tamponare, riescono a coprire in difesa in maniera abbastanza efficace. Si lotta a tutto campo per la conquista della palla, le difese sono abbastanza ormai stirate, molto molto allungate, vedete c'è quasi un gioco a uomo. Attenzione, Bonetto riesce a catturare la palla, vediamo se riesce a non sprecare l'opportunità del pareggio. No, non lo fa. 3-3, quindi il scatto d'orgoglio del San Giorgio che riporta in parità la situazione. 3-3, quindi quando mancano 5 minuti, un bel po' manca per concludere questa partita del secondo tempo. Atteggiamento aggressivo del San Giorgio che attende l'avversario già a metà campo, difesa altissima. Si va al pressing a uomo praticamente, vedete ogni giocatore marcato da un rispettivo avversario. Manca però il ricambio sulla marcatura per il 9 Bassetti, che riesce a impensierire la difesa perché è dotato di un tiro abbastanza efficace, l'avete visto già in qualche occasione. Attenzione, Sorato penetra la difesa, riceve da Schiff, non riesce a centrare la porta, c'è l'opportunità di ritirare, efficace il numero 1 Piccini, capitano designato in questa occasione per la Canoa San Giorgio in assenza del capitano Michele Toniolo, oggi non presente in quanto impegnato per motivi di lavoro all'estero, quindi non ha potuto essere di questa partita e ha lasciato le redini della squadra a Alberto Piccini, uomo di esperienza che milita da anni nella squadra sangiorgina. Cusudine che tenta di ripetere il buon frangente del primo tempo e del secondo tempo. Facchinetti per numero 7 Marino per tenta di restituire, viene intercettato da Schiff con la pagaia sempre molto incisiva. Fragolino per il numero 1 Pacco, tiro fuori misura per l'Udine, il San Giorgio riparte, siamo sul 4-3. Quando mancano 3 minuti ancora al termine della gara, si può succedere di tutto. Tiro deviato in angolo di Bonetto. Il San Giorgio vuole mettere a sicuro il risultato. Tre minuti però sono ancora lunghi da giocare. Attenzione, passaggio, alleggerimento per Piccini Sorato traversa, Bagher sotto porta con Di Pascoli, non ce la fa tenere la porta, la palla. E attenzione, opportunità di contropiede per il Cusudine che allunga e mentre Schiff non si fa sorprendere in difesa con Sorato riesce a... Attenzione, tiro diretto e parato da... Gioco fermo,
fasi un po' concitate. Se il giocatore entra in possesso di palla può effettuare il tiro quando vuole, non serve il consenso dell'arbitro. Se la difesa non si lascia, non si fa provare preparata, c'è il rischio di subire un gol in maniera proprio repentina. Quindi avete visto. No Davide, no Davide, dietro, dietro! Cattura palla numero 1, Piccini che lancia numero 17, Bonetto Emanuele, sulla sinistra c'è Di Pascoli, vediamo se lo vede, riesce a vedere Di Pascoli, la porta è presidiata da Pacco che però non può fare nulla contro il tiro, facile bersaglio per Di Pascoli, quindi siamo sul 5-3. Ci ha provato l'Udine quando manca... quando manca un minuto e 20 è sotto di due reti, però devo dire che ha messo alle corde un po' il San Giorgio, e il quale ha dovuto tirare fuori un po' di grinta, altrimenti non era pensabile di riuscire a così portare a casa questo risultato vivendo di rendita senza il minimo sforzo, e così ha sperimentato un po' l'ebbrezza dell'essere sotto con il Cusudine. Bonetto sbaglia questo tiro facilissimo a porta vuota, a due mani, guadagna però una... non c'è una rimessa dal fondo. Marcatura alta del San Giorgio, quasi a uomo, quasi a uomo. C'è sempre chiaramente l'inferiorità numerica di un giocatore, in quanto un giocatore deve stare sicuramente di guardia alla porta, ma 4 contro 5 si gioca a uomo. Riesce Piccini a catturare la palla, riesce a tirare, ma di sinistro non è il suo, non è il suo braccio preferito. Dario! Dario! È Mancino! Se è Mancino deve mettere la fascia di capitano.